Parte la consultazione sulla buona scuola, ma ci sono le risorse necessarie? Ci sono i soldi? Ma nella legge di stabilità andremo sicuramente a verificarlo, perché si tratta di decidere quanto verrà speso nei prossimi anni, soprattutto nel 2015, per la scuola. Ciò che è certo è che con il blocco del contratto, con il blocco degli scatti di anzianità e con il fatto che anche gli aumenti per il merito, cosiddetto merito, sono previsti non prima del 2019, c'è una riduzione di spese che oggi vengono utilizzate per la retribuzione del personale in questi anni di oltre 1 miliardo di euro, di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Quindi mi sembra che sia più un orientamento di riduzione di risorse per le retribuzioni. Per il resto andremo a vedere. La consultazione ovviamente è un oggetto misterioso. Come si fa a consultare e a dare risposte a 600.000, per parlare del nostro settore, quelli che lavorano, persone? Sentire tutti è utile, ma poi serve una decisione che sia una decisione sulla quale ci sia un reale confronto e per le materie che attengono il lavoro, confronto con il sindacato. Per il resto è sicuramente positivo la previsione che dovremo verificare di nuove assunzioni, di un nuovo sistema di reclutamento, una risposta al precariato, ma che potrà creare, non sarà facile perché il precariato è un mondo molto complesso. Per il resto mi pare un progetto, diciamo, molto ambizioso, ma che se non ha le risorse e una grande concretezza rischia di essere un ulteriore elemento di dibattito sui problemi della scuola e francamente ne faremo volentieri a meno. Scusi, un'ultima domanda. Il ministro ha affermato che i sindacati non sono più gli interlocutori privilegiati. Cosa ne pensa? I sindacati sono degli interlocutori del governo perché rappresentano tutte quelle persone che ogni giorno fanno funzionare la scuola, quindi sarebbe utile per il governo ascoltare e confrontarsi. Poi sicuramente il rapporto di lavoro, le condizioni di lavoro in tutti i settori pubblici e privati sono regolati dal contratto. Il governo non credo voglia farsi il contratto da solo guardandosi nello specchio, deve trattare, affrontare con chi rappresenta le persone che lavorano le condizioni retributive di organizzazione del lavoro. Noi siamo assolutamente sereni nel pensare che il Paese ha bisogno di una buona scuola e che se non si valorizzano, non si riconoscono le persone che vi lavorano, diventa molto difficile. Quindi penso che farà bene il Ministro e il Governo, faranno bene ad aprire un confronto con noi del sindacato e troveranno molta attenzione. Se pensano di decidere tutto, e il rapporto di lavoro in particolare, da soli, questo significherebbe trattare le persone come sudditi e non come lavoratori o come cittadini, ma non credo che sarà questo quello che vorrà fare il governo, anzi noi cercheremo di evitare che ciò avvenga. Poi sulle scelte politiche il governo è chiaro che ha delle responsabilità istituzionali, in Parlamento affronterà, come hanno fatto tutti i governi, l'assetto della scuola. Se ascolta e si confronta, vedrà di fare degli errori.